buongiorno. Mi dà una guida di Isernia, sì, per favore? Ma lei è Giulia Paglie? Sì, sì. Complimenti, signora, per i suoi viaggi. Thank you. Il giacimento paleolitico di Isernia è stato scoperto nel 1978 durante i lavori di sbancamento per la costruzione di una strada. Gli scavi, tuttora in corso, hanno riportato alla luce una complessa serie stratigrafica in cui è incluso il giacimento. La successione e l'alternanza di sedimenti di natura fluvio-lacustre e di sedimenti di natura vulcanica hanno permesso di ricostruire l'evoluzione degli eventi geologici che hanno interessato il bacino e di datare l'accampamento umano a 700.000 anni fa. Le superfici esplorate
ricche di reperti litici e paleontologici, rappresentano quanto si è conservato dell'accampamento. Litici distribuiti su tutte le quattro archeosuperfici sono stati raggruppati tra loro a seconda delle diverse caratteristiche. Per la scheggiatura di questi semplici strumenti si usavano tecniche come la percussione ad incudine o la percussione diretta. È evidente che le loro forme derivano unicamente dalla volontà dell'uomo di ottenere margini taglienti finalizzati alla caccia e alla macellazione delle carni. Lo studio dei frammenti ossei ha permesso di comprendere che le specie cacciate dagli uomini erano soprattutto i bisonti, i grossi pachidermi, i cervidi, gli orsi. La presenza o assenza di determinate parti anatomiche può denotare il trasporto dell'intera carcassa o di parti di essa nel sito e quindi rivelare una specifica strategia di sussistenza. Tramite l'osservazione delle superfici ossee attraverso il microscopio è possibile vedere le strie di macellazione e ricostruire le modalità secondo le quali l'Homo erectus adoperava lo strumento litico sulla carne. Il giacimento di Isernia è considerato in tutta Europa, per l'abbondanza dei reperti litici e dei frammenti ossei, uno dei siti più importanti del primo popolamento del nostro continente. Il padiglione, sorto inizialmente come protezione delle superfici di scavo, accoglie una stazione in cui si effettuano le misurazioni, il rilievo della superficie scavata e un laboratorio informatico, dove vengono elaborati contemporaneamente agli scavi tutti i dati. Il padiglione degli scavi costituisce il primo elemento già realizzato dell'ampio complesso archeologico in via di completamento, che comprenderà infine il Museo Paleolitico. L'insediamento di Isernia, unico nel suo genere, fa parte dei diversi ritrovamenti avvenuti in varie parti della regione, di manufatti ideati e realizzati dall'uomo del Paleolitico, del Mesolitico e del Neolitico. The city of Isernia. La città di Isernia, tra le due vallate solcate dai fiumi Carpino e Sordo, vanta origini sannitiche.
Tanti e tanti secoli fa, nella notte dei tempi, viveva nel cuore dell'Italia il popolo dei Sabini. Essi, all'arrivo della stagione primaverile, per scongiurare le carestie, celebravano il Ver Sacrum. Il rito prevedeva il sacrificio di tutti gli esseri appena nati alle divinità naturali. Col tempo, i saggi decisero che invece del sacrificio dei bambini, durante la primavera sacra, una leva di giovani avrebbe dovuto abbandonare i villaggi per colonizzare altre terre. A questi giovani, designati come fondatori di nuove colonie, veniva assegnato un animale sacro che li avrebbe guidati nel viaggio. Fu così che un giorno 7.000 Sabini partirono fiduciosi seguendo il loro bue sacro, il quale, dopo un lungo cammino, li condusse nel paese degli Opici. In una stretta valle, ai piedi delle montagne innevate, il bue si fermò. Essi allora lo sacrificarono, così come i saggi avevano raccomandato di fare, al dio Mamerte. Mamerte era il dio della guerra, ma anche della primavera, poiché la stagione delle guerre cominciava quando le nevi si scioglievano. In quel luogo, dopo aver scacciato gli Opici, fondarono la loro prima città, che chiamarono Bovianum, in onore del sacro animale. Questi giovani furono chiamati Sabelli, che vuol dire piccoli Sabini. Il nome Sabelli divenne poi Sanniti, e Sannitica fu detta la loro grande civiltà. Hello there. Hello there. Who are you? Who are you? Do I have to speak in English, of course? Hello there. Where are you from? Are you an ancient Samnite? Are you an ancient Samnite dog? Yes. Il Museo Provinciale Sannitico di Campobasso, ospitato a Palazzo Mazzarotta, espone in quattro sezioni tematiche testimonianze dalla protostoria all'età sannitica rinvenute nella regione. L'antico popolo dei Sanniti era formato principalmente dalle quattro tribù dei Caraceni, Pentri, Caudini, Irpini e da altri popoli affini come i Frentani. Linguisticamente, i Sanniti costituivano il gruppo meridionale osco della famiglia Osco-Umbra, comprendente anche i Campani, i Lucani e i Bruzi. Il loro alfabeto, diffuso in Molise, si componeva di 21 lettere,
una in più rispetto a quello etrusco. Di questa lingua, il documento più lungo è la Tavola di Agnone, conservata nel British Museum. È rinvenuta nell'area sacra dedicata alla dea Cerere, nel territorio di Capracotta. Si tratta di una lastra di bronzo che menziona una serie di altari dedicati alle divinità del Pantheon sannitico, e tra queste Cerere. I Sanniti sono spesso ricordati dalle fonti classiche per la dura lotta contro i Romani, che coincise con l'espansione del mondo romano durante il periodo repubblicano e dalla quale uscirono alla fine sconfitti, nonostante il loro vigore e l'astuzia nel combattimento. Le guerre sannitiche furono narrate con dovizia di particolari soprattutto dallo storico romano Tito Livio. L'eroe sannita Gavio Ponzio Telesino passò alla storia per aver sconfitto un esercito romano di 15.000 soldati, rimasti intrappolati all'interno di una gola circondata dai sanniti. La memoria dell'evento, che si fa risalire al 321 a.C. durante la seconda guerra sannitica, è rimasta tutt'oggi segnata nei luoghi denominati le Forche Caudine. Vestivano e mangiavano in modo semplice, lavoravano la terra e fabbricavano monili con il metallo. Inizialmente non coniavano monete e la loro attività di compravendita era basata sul baratto. Costretti dalle difficoltà del territorio, praticarono attività legate alla sopravvivenza. Quelle principali erano la pastorizia e la caccia. Soprattutto la prima si sviluppò con la transumanza attraverso i tratturi. I tratturi erano le vie degli armenti, piste naturali che uomini e animali da pascolo percorsero sin dalla preistoria. Millenarie migrazioni hanno segnato sul territorio una rete stradale che ancora oggi si riconosce in alcune regioni centro-meridionali dell'Italia, collegando località dove si sono poi sviluppati traffici e commerci. Nel IV secolo a.C., i Sanniti edificarono i loro centri fortificati lungo le direttrici dei tratturi. In Molise, per esempio, in prossimità di tali tracciati, nel corso dei secoli, si sono sviluppati oltre 70 centri, tra cui Bovianum e Sepinum. I Sanniti affrontarono i Romani nelle tre guerre definite dalla storiografia guerre sannitiche, consumate su più fronti.
In particolare, la terza guerra riferibile al 295 a.C. coinvolse anche gli Etruschi, gli Umbri e i Galli. Fu proprio in seguito a questa sconfitta che il territorio del Sannio si ridusse notevolmente. I Sanniti furono costretti a cedere ai Romani parte dei loro territori più fertili. Nel corso dei tempi, ma soprattutto dopo la guerra sociale, i Sanniti entrarono a far parte del tessuto sociale romano, seppur occupando le posizioni più marginali. Nel 263 a.C., dopo la faticosa vittoria di Roma sui Sanniti, Esernia divenne colonia latina. Dell'impianto del III-II secolo a.C., nel tessuto urbano restano tratti delle mura, visibili nel cortile di Santa Maria delle Monache. Durante la guerra sociale, la città fu occupata dagli Italici, i quali vi collocarono la loro capitale. Silla la ridusse ad un cumulo di macerie, ma in seguito Esernia fu ricostruita ed elevata al rango di municipium. E con l'età cesariana ed augustea, attraversò un periodo di grande splendore. La cattedrale fu costruita sulle fondamenta del tempio della colonia latina del III secolo a.C. Gli scavi hanno evidenziato altri edifici dell'importante area sacra. Il Museo di Santa Maria delle Monache raccoglie la collezione lapidaria comprendente iscrizioni e rilievi provenienti da Esernia e dal suo territorio. I rilievi funerari ed onorari che restituiscono scene di battaglia, di combattimenti gladiatorii e scene tratte da temi mitologici, con i loro fregi decorati con motivi vegetali o animali fantastici, sono testimonianze di un attivo artigianato locale sviluppatosi tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale.
Nel museo sono esposti anche i reperti della necropoli romana, a partire dall'occupazione dello Stato dei Sanniti Pentri, all'inizio del III secolo a.C., è ubicata lungo una delle principali direttrici viarie di uscita dalla città, in località Quadrella. I Sanniti seppellivano i loro morti con gli oggetti cari, in tombe a fossa o a tumulo. In occasione dei funerali si celebravano le arti marziali. I gladiatori sanniti furono molto apprezzati durante l'epoca romana e pare che gli stessi romani da loro abbiano ereditato tale arte. Erano per i Sanniti anche boschi, sorgenti, fontane, grotte. In epoca arcaica, templi e recinti sacri si diffusero in tutto il territorio. I sacerdoti svolgevano funzioni di stregoneria di scienza, oltre a celebrare i riti e a custodire i santuari. I Sanniti, come tutte le più antiche popolazioni italiche, davano molta importanza agli auspici e alla previsione del futuro. Le divinità sannite erano legate soprattutto alla natura. Nel Museo Provinciale Sannitico di Campobasso, la dea con Polos sul capo e Pomo, melograno, nella mano, è generalmente riferita al culto di divinità come Demetra e Persefone. Persefone, figlia di Demetra e Zeus, fu rapita da Ade, suo zio. Ade si innamorò della fanciulla e la rapì mentre ella stava raccogliendo dei fiori con alcune ninfe,
nella pianura di Enna, in Sicilia. Il rapimento avvenne con la complicità di Zeus. Demetra, adirata, abbandonò l'Olimpo e, assunto l'aspetto di una vecchia, cominciò ad errare sulla terra in cerca della figlia. L'esilio di costei rese la terra sterile e sconvolse l'ordine del mondo, tanto che Zeus ordinò a suo fratello Ade di restituire Persefone alla madre. Ma ciò non era più possibile, poiché la fanciulla aveva mangiato un chicco di melograno. Questo bastava legarla per sempre agli inferi. Così fu deciso che avrebbe suddiviso il suo tempo per una parte nel mondo sotterraneo e per l'altra terreno. Quando la fanciulla usciva dagli inferi, arrivava la primavera, mentre durante il periodo in cui regnava negli inferi, la terra rimaneva sterile e giungeva l'inverno. Venere veniva rappresentata accanto a Priapo. Priapo, dio della città asiatica di Lampsaco, figlio di Afrodite, era preposto alla custodia delle vigne e dei frutteti. Il suo attributo aveva la funzione di togliere il malocchio e rendere vani i malefici degli invidiosi che cercavano di nuocere ai raccolti. Come dio asiatico e dio della fecondità, si trovò incluso nel seguito di Dioniso. I luoghi di culto erano anche luoghi del potere politico. Il potere era gestito anche dalla classe sacerdotale. Nel santuario di pietra abbondante, lo schema tempio-teatro spiega anche la funzione di luogo di concilia e di riunioni del Senato. In questi templi venivano lasciati i bottini di guerra e i guerrieri offrivano il loro ex voto in vista delle imprese da condurre o dello scampato pericolo. Non a caso è il solo santuario nel quale si siano rinvenute armi e parti diverse dell'armamento. Dopo la guerra tra Silla e Mario e la sconfitta di Mario, il santuario passò sotto la tutela della famiglia Socelli, di cui sono stati ritrovati i resti del monumento funerario. Cessato il culto, il santuario non subì distruzioni violente, ma fu gradualmente abbandonato. La famiglia dei Socelli proveniva da Terventum. L'antica Terventum, o Tereventum, dei Sanniti Pentri, divenne municipium romano a metà del primo secolo avanti Cristo. Nel centro storico, dove forse sorgeva un tempio romano dedicato alla dea Diana, fu eretta nel IV secolo d.C. una chiesa paleocristiana.
Dell'insediamento sannita precedente al periodo romano sono testimonianza le ville rurali di cui due situate sulla destra del fiume Trigno. Ville sono definite nelle fonti antiche le aziende agricole che sfruttavano in modo intensivo terreni di dimensioni medio-grandi, utilizzati prevalentemente per la produzione di olio e vino destinati alla vendita. Si aveva perciò l'attenzione di costruire le ville nelle vicinanze di una sorgente. Nella villa di Canneto, l'acqua arrivava dalle falde della retrostante collina, incanalata in condutture sotterranee costituite da tubi di terracotta. Della pars urbana sono visibili tre ambienti con pavimenti in mosaici policromi. La parte destinata ad ospitare il padrone doveva avere le caratteristiche per assicurare un soggiorno piacevole in campagna secondo i criteri di voluptas, luxuria, delectatio. I mosaici di buona esecuzione si possono collocare al III secolo d.C. I pavimenti più pregiati, presenti nel territorio, che si fanno risalire al periodo compreso tra il III secolo a.C. e il III secolo d.C., sono quelli rinvenuti a Larino. I pavimenti di Larino danno un'idea dello sviluppo della tecnica musiva nel corso dei secoli, sia delle tendenze artistiche delle classi medio-alte della città, a partire dal III secolo a.C. Unici nel loro genere sono i pavimenti conservati nel Palazzo Ducale. Quello famosissimo chiamato Lupercale, nel quale è rappresentata la lupa che allatta i gemelli, mentre dall'alto di una rupe due pastori contemplano la scena. E quello del leone, con emblema centrale raffigurante un leone e decorato da complessi motivi geometrici. Il terzo, degli uccelli, purtroppo molto lacunoso, decorava un triclinio con una policromia di intrecci vegetali ed uccelli sui rami. Situata sulle colline che sovrastano ad ovest la piana che prelude al litorale adriatico,
Larino deve la sua nascita e il suo sviluppo nei millenni alla sua posizione geografica, quale zona di incrocio dei percorsi costieri e di quelli dell'entroterra. Le testimonianze più antiche risalgono al Neolitico. La frequentazione in vari punti del territorio proseguì per l'età del bronzo e per la prima età del ferro. Già a partire dal V secolo a.C., con l'aumento demografico, la popolazione si trasferì dai piccoli insediamenti nella città che nasceva. Nel primo e nel secondo secolo d.C., la città, assurta a municipium romano sin dai tempi di Cicerone, fu abbellita con i suoi splendidi mosaici. L'anfiteatro fu costruito intorno all'80 d.C. per disposizione testamentaria di un personaggio illustre di origine locale, che aveva fatto la carriera senatoria. Cittadina di origine osca, l'antica Venafrum subì trasformazioni in età romana quando divenne colonia nel 49 a.C. Thank you.
La Venere di Venafro, secondo secolo d.C., è stata ritrovata vicino all'anfiteatro. Apparteneva ad un contesto ornamentale per una fontana, come dimostra il foro nella bocca del delfino. La scultura riprende il tipo della Venere Landolina, che riprende lo schema della Venere di Cnido, opera di Prassitele, famosissima nell'antichità. In via Carmine sono emersi resti di abitazioni con pavimenti a mosaico e affreschi. Rimangono gran parte del pavimento e resti piuttosto danneggiati di una ricca decorazione pittorica. Come normalmente avveniva nelle città romane, le necropoli della colonia di Venafrum si svilupparono lungo le principali strade extraurbane. Alcuni reperti provenienti dalle necropoli sono conservati nel Museo archeologico di Venafro, nell'ex convento di Santa Chiara. Nel museo si conserva anche la lapide che riporta il testo dell'editto che regolamentava l'uso dell'acquedotto. Augusto fece costruire l'acquedotto che captava l'acqua dalle sorgenti del Volturno. Infatti l'imperatore fu sempre molto attento, come egli stesso sottolinea nelle sue memorie, al benessere delle sue colonie. L'acquedotto di circa 30 chilometri, partendo dalle sorgenti del Volturno, seguiva il corso del fiume sulla sua sponda destra, con un percorso tortuoso. Era costruito in opera cementizia, con pavimento di laterizi e volta a tutto sesto. Lungo il suo percorso era collocata una numerosa serie di cippi che riportavano la prescrizione di lasciare liberi ai due lati della conduttura passaggi di 8 piedi ciascuno, i cosiddetti percorsi di servizio, la cui esistenza era espressamente prevista dalla normativa che regolava la costruzione dell'acquedotto.
Nel primo secolo avanti Cristo, in seguito alla guerra sociale, la regione del Sannio venne divisa in municipi secondo criteri favorevoli ai romani. E mentre alle città menzionate spettò il titolo di municipium, altre, come Monte Vairano, furono completamente abbandonate. Situato presso Campobasso, l'abitato di Monte Vairano conserva resti dell'insediamento sannitico che raggiunse il massimo sviluppo tra il IV e il II secolo a.C. L'oppidum di Monte Vairano presentava una cinta muraria a duplice scalino, con tre porte d'accesso ed una serie di torri in legno. Le mura ciclopiche si snodano per 2.900 metri inglobando tre alture e sono costruite con grossi blocchi poligonali sovrapposti a secco. L'importanza dell'abitato era dovuto alla sua posizione strategica. Si trovava infatti vicino a due tra i più importanti tratturi dell'Italia centrale: il Pescasseroli Candela e il Lucera Castel di Sangro. Anche le città di Boiano e Sepino conobbero sviluppo e fama grazie alle loro posizioni strategiche. Bovianum, capoluogo dei Sanniti Pentri, sorgeva in una piana a controllo delle vie di comunicazione naturale della regione. Dell'impianto urbanistico sannitico restano tratti di mura in opera poligonale presso Larghetto Gentile, mentre la città odierna ricalca l'impianto ortogonale dell'abitato romano. L'insediamento si sviluppò man mano sulla strada percorsa stagionalmente da greggi e armenti, donde si formò il nome Bovianum, per indicare un usuale mercato di buoi. Nel giardino pubblico della villetta, sorta di antiquarium all'aperto, sono collocati stele funerarie e frammenti architettonici di epoca romana. L'acropoli si trovava sull'altura della Civita e l'abitato in basso era attraversato dalla strada. Thank you.
Il toponimo Sepinum si può ricondurre etimologicamente al latino sepio e sta probabilmente ad indicare un'area recintata in pianura. La città romana si insediò e sviluppò nello stesso luogo dove il tratturo Pescasseroli-Candela si interseca con la mulattiera che scende dal Matese per proseguire forse in direzione della costa adriatica. Ma le origini di Sepino sono ancora più lontane e riconducibili alle testimonianze di età sannitica che si trovano sulla collina detta di Terravecchia, dove vi era un centro fortificato. Sono state rinvenute in loco tratti delle mura in opera poligonale. Fu assediato dai Romani nel 293 a.C. Successivamente una nuova città fu costruita a valle, sul tratturo nel luogo stesso di un nucleo abitativo rurale che riprendeva proprio il nome di Sepinum. La piazza divenne nel tempo una sorta di spettacolare museo all'aperto, pieno di statue dedicate ad imperatori e a personaggi della famiglia imperiale, ma anche a magistrati e sepinati illustri e benemeriti, come Nerazio Prisco, al quale fu dedicato un arco agli inizi del secondo secolo. Dopo Cristo. Thank you.
nell'ambito del più generale disegno di riassetto amministrativo che in età augustea interessò tutta l'Italia, Sepinum divenne municipio e uno dei capoluoghi della IV Regio Auguste. Nella cinta muraria, a pianta quadrangolare rinforzata da torri circolari, si aprono quattro porte principali. Il teatro fu eretto a ridosso della cinta muraria nel settore nord della città. Sull'area del teatro sono stati costruiti alcuni edifici rurali. Il foro rappresentava il centro di ogni attività comunitaria, proponendosi non solo come luogo d'incontro e di relazione sociale per eccellenza, ma anche come centro nevralgico e propulsore delle attività legislativa, giudiziaria e amministrativa locale. Dislocate in più punti della città si trovano fontane e lavatoi, alimentati da una rete idrica ramificata e collegati ad un altrettanto articolato sistema fognario di raccolta. Elementi di fistule acquarie sono esposti nella vetrina posta al centro della sala del museo archeologico. Sempre nello stesso museo si conservano materiali provenienti dall'area urbana, dalle necropoli e rappresentativi circa i diversi aspetti della città in età imperiale. L'impianto urbano si mantenne vitale almeno fino al IV e V secolo d.C., grazie all'intervento assiduo e sollecito dei cittadini e magistrati locali. L'inizio del passaggio dall'antichità all'alto medioevo si può far coincidere con il disastroso terremoto che nel 346 d.C. sconvolse il Sannio e la Campania. Con questo evento si avviò a conclusione il mondo romano. La crisi del grande impero romano comportò la decadenza delle sue città. Sepinum subì gravi conseguenze economiche e demografiche. Crollarono le mura in più punti e per larghi tratti. La popolazione cercò riparo sulle vicine montagne del Matese. Con la caduta dell'impero, Isernia subì un destino analogo a quello delle altre città.
venne distrutta nel 456 dai barbari e nel IX secolo subì le invasioni saracene. Del successivo dominio longobardo rimane nella città il bellissimo complesso monumentale di Santa Maria delle Monache, costruito in età alto-medievale e restaurato intorno al 1000 da Landenolfo, conte di Isernia. Le vicende storiche di questo popolo d'origine nordica, che per oltre due secoli, dal 568 al 774, dominò l'Italia, sono state narrate dallo storico longobardo Paolo Diacono, nell'opera intitolata Historia Langobardorum. Gisulfo I, divenuto duca di Benevento, decise di dare un nuovo assetto politico all'alta valle del Volturno, che era l'immediata retrovia della nuova frontiera con il ducato bizantino di Roma e quello longobardo di Spoleto. La nascita di un monastero in loco avrebbe garantito stabilità nel territorio. Il monastero di San Vincenzo al Volturno fu fondato nei primissimi anni dell'VIII secolo ad opera di tre nobili beneventani, Paldo, Taso e Tato, i quali abbandonarono la loro città natale alla ricerca di un luogo lontano dove dedicarsi alla vita ascetica. Essi scelsero di fondare il loro cenobio lungo le rive del Volturno, nel luogo dove vi era un oratorio intitolato a San Vincenzo. Secondo la tradizione, l'oratorio era sorto per volontà dell'imperatore Costantino, il quale attraversava quei luoghi per recarsi in Oriente, a fondare la sua Costantinopoli. Il Chronicon Vulturnense, codice miniato redatto intorno al 1130 da un monaco di nome Giovanni, restituisce le vicende del monastero sin dalle sue origini. Grazie alla fama di santità goduta dai fondatori, il numero dei monaci aumentò considerevolmente in poco tempo, tanto che l'abate Paldo dovette rinunciare alla scelta di una vita di povertà e accettare donazioni fondiarie per accumulare ricchezze, al fine di sostenere una comunità monastica in continua crescita. Il monastero passò nel 774 sotto l'egemonia di Carlo Magno e fu oggetto da parte dell'imperatore di particolari attenzioni, proprio perché si trovava ai limiti meridionali del suo impero. Nell'848 un terremoto danneggiò gravemente alcuni edifici monastici e nell'881 il monastero venne dato alle fiamme dai guerrieri arabi.
in seguito fu ricostruito, ma non conobbe più la prosperità del periodo longobardo-carolingio e non godette più della stessa fama. Si racconta che nell'anno 667 un forte esercito, guidato dal grande condottiero Alzeco, fu inviato da Romualdo, duca di Benevento, ad occupare i luoghi deserti del Sannio e le sue belle città. In questa terra riposano i cavalieri, sepolti accanto ai loro destrieri.